Comitato Fontanelle, pronto con una nuova iniziativa, CNA al suo fianco, con una proposta che già lo scorso anno aveva avuto un buon successo. Sì, ecco, da qualche anno siamo di supporto come CNA questo nuovo comitato di commercianti e non solo di residenti, proprio per supportarli in questa loro scommessa di coinvolgere maggiormente le attività locali insieme ai residenti nelle iniziative e nella visibilità del proprio quartiere. E quest'anno siamo stati di supporto in maniera veramente concreta con la presentazione di una domanda di contributi alla Regione per la legge 41, che con gran soddisfazione siamo riusciti a fare ottenere un contributo del 10% rispetto al loro investimento. Un progetto che valeva la pena premiare perché hanno lavorato proprio sul marchio, sull'identità del proprio quartiere, quindi con creazioni di siti web, di marchio identificativo, oltre alle iniziative che si stanno prestando a portare avanti. Siamo orgogliosi di essere arrivati alla sesta edizione, diciamo, dell'era moderna, riprendendo una vecchia tradizione dei nostri pescatori qui delle Fontanelle. E saremo lieti di ospitarvi da venerdì 29 a martedì 2 giugno. Il 29 maggio ci sarà anche una podistica che si svolgerà lungo il mare, 6 km non competitiva, per divertirsi, poi arrivare in Piazza Fontanelle, gustarsi dell'ottimo pesce e divertirsi con la musica. Ecco, tra gli eventi, gli appuntamenti che possiamo sottolineare, quali ci sono? Sono quello della corsa, perché è una cosa che abbiamo introdotto quest'anno, su cui crediamo molto, perché è un po' il tratto distintivo del nostro quartiere, che è un quartiere che si muove tra la tradizione e il benessere. Per chiudere, Fontanelle è un quartiere di riccione, grande e soprattutto popolato da giovani. Da giovani, da famiglie, ci sono tantissimi bambini e vi aspettiamo anche nel Mini Luna Park, l'abbiamo pensato anche a loro per il loro divertimento e la loro sicurezza. La piazza è una piazza che si presta alle famiglie, quindi molto verde, una zona dedicata completamente allo spettacolo e una dedicata completamente al mangiare. Divertimento, sano, mangiare buono, è tutto nella nostra tradizione.